Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video che finalmente girerò su una faccia veramente orribile. Cioè, vuol dire orrenda, ma non so quello orribile, orrenda. Vabbè, dettagli. Come potete vedere, sì, io ho i capelli arancioni, adesso sono multicolor. Sì, ho anche una rasatura che, raga, sono andata in piscina, guardate che cazzo di colore mi è venuto fuori. Sono bionda con la mia ricrescita, che non è scurissima, come tutti pensano. Sì, comunque sì, sono arancione, mi sono fatta ramata perché ho fatto una scommessa su TikTok che se arrivavo a 2000 follower e 5000 like mi sono rifatta ramata. Però comunque diciamo che tutta l'estate rimarrò ramata, poi verso settembre, visto che ho un matrimonio, mi farò rossa, perché questa è la base perfetta per farti poi rosso pagliaccio, come lo chiama mia madre. Rosso pagliaccio sarebbe, rosso fuego. Comunque non è così brutto come sembra, che in video sembra più brutto, però è bello come colore, non è brutto. Guardate che sono andata anche in piscina. Adesso porto la mia faccia stanca. Procediamo con il video. Da tanto che non faccio video su YouTube, vi volevo spiegare un po' la storia. Se avete voglia, poi non so come chiamerò questo video. Speriamo che lo guardiate, cercherò di non essere troppo lunga, bla 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 bla. Allora, prima di tutto, il telefonino non mi piace la posizione, sono più abituata, raga. Ce la posso fare? Vabbè, ho una camera molto poco bucata addosso. Va bene lo stesso. Allora, il fatto che i miei capelli sono cresciuti tantissimo, nonostante io li abbia tagliati, adesso non sembra perché ce l'ho questa parte qua legata, perché ho caldo. Allora sì, su Twitch ho la filazione, adesso faccio le prime copie. Questo video l'ho rifatto 50.000 volte, ce la posso fare. Tanto se riuscirò a farlo uscire stesso oggi, visto che da un po'. Allora, ricapitoliamo velocemente. Non sto facendo uscire video da un po' su YouTube perché non ho voglia. Sinceramente mi è calata la voglia perché ho perso tante ore. Perché sinceramente poi è estate, adesso non c'è più il coprifuoco, almeno da me a Torino. Poi non so nelle altre zone perché mi sono persa pure io. Diciamo che tra l'estate e altre cose, diciamo che anche su Twitch non sto più facendo adesso per il momento live, perché appunto tra il caldo eccetera è impossibile. Poi avete presente accendere la PlayStation, perché non so, sì, io streamo giocando alla PS4 Pro, per chi non lo sapesse. In questo momento invece faccio intanto qualche live con il mio ragazzo, anche da sola, in just chatting, che sarebbe parlare così come parlo con voi, però in live. Poi mi sono buttata un po' su TikTok perché comunque l'ho trovato carino e ho detto ma sì, dai, provo ad arrivare oltre i 1000 per poter fare intanto qualche live. Poi ne ho fatta forse una o due, non mi ricordo quante ne ho fatte, poi anche lì ho detto vediamo. Intanto mi diverto a fare il TikTok senza senso, non mi metto né a ballare né a fare niente di che, semplicemente mi diverto a fare TikTok. E quindi mi sono diventata un po' multitasking. YouTube comunque lo lascio sempre per il semplice fatto che mi piace, ci sono nata con YouTube, quindi ho detto, visto che ho un po' di tempo per fare i video, ho detto sinceramente non mi va di fare video se non ho voglia di farli. Però sono sincera, se ci sarà poca qualità nel montaggio, ci sarà un grazie moto, se ci sarà un po' di imperfezioni nei miei capelli o altre cose, perché sono sincera, li butto un po' a minchia, per essere sincera, perché a parte quando dovrò fare gli ASMR o i vuoti di Tina Day, perché adesso voglio riprendere un po' la mia programmazione standard se riesco, però diciamo che ho rallentato un po' in tutti i social per il semplice fatto che appunto estate voglio concentrarmi su trovare magari appunto un lavoro, come sempre d'altronde, non solo perché estate. Poi adesso ultimamente devo organizzarmi perché comunque vado al mare, in piscina, vi aggiornerò su tutto, perché sono già andata diverse volte al mare. Sono stata molto contenta di come è iniziato il mio 28esimo anno di vita, sì, perché sono 28 anni, raga. So che dagli occhi siamo fino a 40. Però comunque, anche per il cambio di capelli, perché volevo che rispecchiasse un po' la mia voglia di fare le cose, quindi un po' più lucenti, un po' più carota, un po' più ortaggio, non lo so nemmeno io. Detto così, ho voluto fare questo cambiamento estremo, non me li sono mai fatti ramati, di solito era una conseguenza del mare e della piscina. Ho detto perché aspettare che il mare e la piscina me li disintegri, ci penso io a disintegrarmeli. E quindi mi ho fatto con una scommessa, ho detto sì dai, se arrivo a questo traguardo su TikTok, voilà. Poi comunque mi rifarò rossa a settembre, finita l'estate, che non vado più né al mare né da nessuna parte.
perché appunto ho un matrimonio il 2 settembre, il 2 settembre se non sbaglio, sì. Comunque, appunto, riprenderò a fare video, ovviamente gli ASMR sarà un problema perché dovrò girarli, montarli e tutto il resto, però diciamo che li sto finendo, perché quelli che ho sono già quelli preregistrati, perché avevo un canale solo ASMR io, quindi per quello quelli sono già pronti e non mi vedrete con questi capelli mai, ma a volte mi vedete con colori diversi o anche con un aspetto diverso, perché sono tutti video preregistrati, vecchi, alcuni hanno anche addirittura forse un anno, se non di più. Alcuni farò nuovi perché ho comunque delle idee carine, alcuni hanno aggiunto anche delle buone visual, adesso vedrò un po' come fare. Voglio reintegrare poi appunto, farò dei video che strettamente mi chiedete, tipo le recensioni su Conjuring, mi avete chiesto delle recensioni su alcuni prodotti che ho acquistato che non ho mai recensito. Cercherò di fare dei video che diciamo vengono più richiesti, poi vediamo se qualcuno se li caga, se non se li cagano, pazienza. Questo è tutto. Poi per quanto riguarda alcuni, tra virgolette, contest che avevo in atto, li lascerò lì finché poi tanto non mi costa nulla. Se vi interessa ho diviso tutti i video in playlist, grazie cani. E niente, se avete voglia lasciatemi un like, se avete la storia, tanto non so mai un cazzo che lo dico alla fine, tanto nessuno guarda i video fino alla fine. Se siete arrivati alla fine del video scrivete bingo bongo, non so se avete visto il video fino alla fine, se no non spiego un cazzo, semplicemente. E niente, spero che i miei capelli vi piacciono. Se volete seguirmi su Twitch, su TikTok, vi lascio sotto, se mi ricordo, già non so, mi ricordo i tag ultimamente, ma va bene lo stesso, cercherò di lasciare tanto, le mie sorcine stanno tornando marroni, più o meno bionde, biondo cenere, perché il mio colore naturale è biondo cenere, sì, tra il biondo cenere e il castano chiaro, quindi, perché erano arancioni fino a 2 giorni fa, cioè fino a pochi giorni fa, stanno crescendo. Questo è tutto, penso di essermi già prolungata troppo, è sparito il sole da una parte, meno male perché odio il caldo. Mi sono spostata anche le lenticine, perché mi sono... Non, sono mie, non è un colore, ho colore, le lenticine sul naso. Poi me le farò io con la matita qua, così sembrerò proprio una rossa naturale, o sembrerò solo una cretina con i capelli a color carota. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, che registro penso, tu li registro tutti oggi perché non c'ho un cazzo da fare. E quindi così almeno sono a posto per un po' di due. Niente, scrivete sotto nei commenti quello che volete voi. Ci vediamo nel prossimo video. Se volete iscrivetevi al canale, cazzi ammazzi, sapete già come funziona. Ciao!